Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, molta attenzione, attenzione alle parole, attenzione a come vi esprimete, attenzione a quello che dite. Iscrivetevi intanto al canale, mettete i like ai miei video e valangate di commenti, ma commenti appropriati, commenti indirizzati, commenti pensati e ragionati. Commenti da juventini che vogliono bene alla loro squadra e non male a loro stessi, alla loro squadra, non male a se stessi e alla propria squadra, non male a quello che deve andare bene per farvi stare bene. In sintesi, non dite fesserie, ragazzi, veramente, non esageriamo, perché poi mi fate arrabbiare anche la voce professionista. E allora, prima di dire due paroline ad elite, perché due paroline ad elite le dobbiamo dire, andiamo a sentire la voce professionista che ha raccolto i vostri commenti. Cominciamo con una donna oggi, caro Zuliani. Una donna che non sono io, bensì Ilaria. Ciao Claudio, io penso che bisogna far recuperare bene Pogba e sarei disposta a sacrificare la prima parte del campionato e Champions e magari fargli saltare il mondiale per riaverlo nel 2023 e non fare le cose in fretta e avere la sicurezza che non abbia una ricaduta. Il nostro obiettivo principale è lo scudetto, quindi penso che questo sia l'incrocio perfetto. Un abbraccio. E questo naturalmente è il tuo parere che abbiamo letto sulla situazione Pogba. Ormai se ne sentono di tutti i colori, è evidente che la Juventus vuole comunicare e far sapere, in base a quello che dicono gli esperti, gli addetti ai lavori della medicina, su quello che è meglio per Paul Pogba e per la Juventus stessa e quindi per i suoi tifosi. Mentre mi sembra che in giro siete diventati tutti degli specialisti e soprattutto parlano di cose Bianco che non Fagillo. Sanno. Che bel nickname! Se prendiamo Zaniolo, con lui Chiesa, Vlahovic e Di Maria, non voglio esagerare, ma vinciamo la Champions a mani basse. Ma serve Zaniolo e siamo imbattibili. Prendiamo Zaniolo, fate pressione per prenderlo e informateci. Grazie. Purtroppo non ci sono novità sulla situazione di Zaniolo, caro mio, perché Zaniolo è fermo alle cifre che abbiamo già visto e letto. Un'altra voce è quella di Simone. Ragazzi, ma è chiaro, la Juve non comunica in quanto sta pensando bene a cosa comunicare per non avere ripercussioni sulla borsa. Ma la verità è che Pogba, secondo me, non ha solo il semplice menisco. Tornerà a gennaio sicuro come il caldo torrido di questi giorni. Perché non deve avere solo il semplice, che non è semplice, menisco? Se si è fatto male al menisco e devono decidere come operare o ricucire il pezzo di menisco o asportare il menisco, è perché ha un problema al menisco. Vedete come siete? Cioè, ragazzi, veramente, cioè, va bene dire la vostra sensazione. Tutti noi diciamo le nostre sensazioni, però nella materia in cui non siamo specificamente preparati e soprattutto nelle cose che non viviamo, perché non siamo lì, non sappiamo, non possiamo dire una nostra sensazione, una nostra opinione, una nostra speranza, ma non possiamo dire io ti dico che è così e non ha quello. Ma che ne sai? Che ne sai, ragazzi, veramente, con tutto il bene che voglio, che ne sapete? Ma lo sapranno loro. Ah, il menisco non è una cosa, tra l'altro, preventivabile, come ho visto da più parti, dai soliti che vogliono avere la verità in tasca. È una cosa che è successa, purtroppo è capitata, capiterà ancora a tanti giocatori. Adesso è capitata a Pogba, c'è stata questa sfortuna, la affronteranno al meglio per riavere il prima possibile, con certezze e sicurezze di 100% fisico, Pogba che rientra nei metodi giusti, nei modi giusti e con i tempi corretti per quella che è la sensazione del ragazzo e la situazione clinica. Cioè, quello è. Poi, veramente, cioè, io sono in un giardino, no? Quando mi girano un po', sono stanco, eccetera, ho la fortuna di avere questa bella visuale, questo giardino. Sai cosa faccio per sfogarmi? Prendo la rasa erba, via l'erba. Prendo quella per le siepi, faccio la barba alle siepi. Prendo la forbice, tac, 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 e stacco le piante, quelle inutili, quelle secche, le foglie bucate, quelle mangiate. Se non avete il giardino, giocate a padel, andate a padel, tirate due racchettate. C'è ancora lo squash, andate con lo squash, col vecchio tennis. Non avete tutte queste possibilità, portatevi a casa un piccolo pungiball, due guantonate al pungiball,
vi sfogate, rientrate tranquilli e iniziate a parlare della vostra squadra con più serenità e senza esagerare, soprattutto in termini e parole che ho visto in giro. Attenzione. Manuel dice: mi stupiscono soprattutto i tifosi della Juve, gli anti-juventini posso capirli perché... Perché? Perché puoi capirli gli anti-juventini? Rifai voce che ti viene meglio, vai. Manuel dice: mi stupiscono soprattutto i tifosi della Juve, gli anti-juventini posso capirli perché non vedono l'ora di sfruttare questa situazione per buttare fango sulla Juve e sullo sperare al peggio, ma noi, i tifosi juventini, non credete a ogni scemata che dicono i giornali, aspettiamo il responso che la Juve darà. Ad ogni modo mi fido della società che non lascerà la squadra in brutte condizioni. E io chiuderei con questo appello, so che, perché cito appello, sentiamo l'appello della voce. E poi Giuliani mi permetta un piccolo ultimo sfogo. Essendo la voce dei commenti che stanno qui sul suo canale ufficiale YouTube, io mi rifiuto di leggere aggettivi sbagliati, aggettivi violenti, che definiscono persone con abilità diverse. Per favore, non usate termini volgari o termini inesatti, non definite, soprattutto non giudicate le persone meno fortunate di voi. Grazie mille. Prego, sottoscrivo naturalmente, iscrivetevi al canale, like al video e commenti corretti per la voce che dà la possibilità a voi di esprimervi magari con le parole giuste e soprattutto senza offendere persone meno fortunate di voi e anche quelle più fortunate di voi. Non si offende, non si usano termini aggressivi, perché se siete messi così male da dovervi sfogare così, ripeto, mi mandate l'indirizzo, vi mando a casa un piccolo Punchbowl, due guantoni, di quelli del supermercato, e tirate due schiaffi al PUBG Ball, che è meglio. Il messaggio di questa sera, o di questa mattina, o di questo pomeriggio, a seconda di quando voi guardate questo video, è per la nostra ex luce della difesa, Matthijs de Ligt. Allora, caro Matthijs, io oltre ad averti apprezzato come difensore, ho pure comprato la tua maglia tra le tante, dove c'è posto anche il tuo bellissimo autografo, e la tengo insieme alle altre maglie, come ricordo della tua pur breve carriera juventina. Però mi sorge un dubbio, anzi me ne sorge più di uno. Non stai proprio sereno in questo momento, perché vedo che ogni giorno che al Bayern parli, o fuori dal Bayern parli, o comunque nella tua nuova esperienza del Bayern parli, parli della Juve. Cioè sembra che se uno passa ti dice: com'è il tempo oggi? Ma però la Juve c'era meno sole. La scelta è stata tua, non è che ti ha mandato via, no? La scelta è stata tua di fare una nuova esperienza, quindi quella passata, secondo me, dovresti chiuderla come hanno fatto altri, no? Vabbè, Ramsey al momento non l'ho sentito, ma immagino che non lo sentirò. Saluti, tra l'altro, a Ramsey, che ci ha lasciato rescindendo il contratto in anticipo quest'anno. Dybala, che forse, non lo so, ma avrebbe potuto magari, no, togliersi qualche sassolino, qualche sassolone, visto che la sua trattativa è durata anni per il nuovo contratto che poi non si è firmato, invece è andato tra l'altro a una società concorrente, a una squadra come la Roma, la Piazza di Roma, che lo pressava con la domanda, e ne è uscito con grande eleganza dicendo: la società ha fatto questa scelta, io l'ho accettata, adesso è una nuova avventura. Altri giocatori che sono andati via, vabbè, senza citare Morata, che ovviamente sarebbe ben contento di ritornare, quindi figurati, ogni volta che va da un'altra parte spende belle parole, però tanti altri che poi hanno avuto nuove avventure, li ho sempre sentiti parlare bene della Juve. Non vuoi parlare bene della Juve, della tua avventura? Non parlare, cioè, non la citare, parla di quella nuova. Però, come abbiamo tirato le orecchie ai nostri seguaci e alle nostre seguaci che usano magari delle parole inappropriate e si ergono a santoni in materie che non sono le loro, anche a te, caro Matthijs, una piccola tiratina di orecchio va fatta, perché comunque, se proprio ne vuoi parlare della passata tua avventura bianconera, devi essere preciso, devi dire cose che attengono a quello che è successo. Intanto quella storia degli allenamenti, no, che già abbiamo commentato, che in Italia si allena di meno, è un vecchio cavallo di battaglia di chi parla in Premier League, in Bundesliga, magari anche in Liga Spagnola, e poi quando viene qua dice che non ha mai faticato così tanto. Quindi già quella mi sembra una cosa da archiviare.
Però il fatto che tu saresti venuto alla Juventus, questo hai detto tu, Matthijs, mi pare di aver capito e letto, perché c'era Sarri allenatore che con il Napoli faceva questo calcio d'attacco e invece poi quando sei arrivato qua non hai trovato quel tipo di football. Allora intanto, quando il signor Matthijs de Ligt, tramite il suo entourage, Raiola, che allora era con noi, stava iniziando a trattare, avere i primi approcci con la Juve, si parla dell'inverno, del Golden Boy di tutto sport. Io c'ero a Torino quella serata, me la ricordo, Paratici con Van der Sar, direttore sportivo dell'Ajax, e quindi in quel momento l'allenatore era Allegri e nessuno avrebbe mai immaginato che dopo qualche mese ci sarebbe stato Sarri. Punto numero uno. Punto numero due. Con Sarri hai fatto un bel po' di panchina, perché mi sembra che i titolarissimi erano altri. Punto numero 3, con Sarri hai visto, hai giocato partite vinte anche 1-0 e mi sembra che i primi 5-6 mesi non siano stati del calcio sfavillante che pensavi tu, stile Napoli con i piccoletti, perché i piccoletti alla Juve davanti non c'erano e quindi non si poteva fare quel tipo di calcio. Dopodiché sei passato tramite altre esperienze e hai chiuso il tuo ultimo anno con Allegri, dove mi ricordo benissimo quando è arrivato Allegri hai detto questo è un allenatore esperto e tatticamente mi sta insegnando tante cose. L'hai detto tu, non l'ho detto io perché io non sono un giocatore e non vengo allenato nessuno, ma l'hai detto tu. E sempre tu, caro Matthijs, verso la fine della stagione hai detto che quest'anno, l'ultimo con Allegri, è stato il tuo migliore anno della tua carriera in Italia con la Juventus. E poi, vabbè, si parlava di Capitan Futuro, di personalità, di squadra presa sulle spalle, ma questo fa niente, non c'è problema, fa parte delle scelte di ognuno, a un certo punto hai scelto il Bayern Monaco, però io le cosette le direi giuste giuste. Dopodiché, proprio ultima precisazione, quando la tua agenzia capitanata dal signor Raiola ti ha portato alla Juve per un disegno ben preciso, perché sei un giovane promettente dell'Ajax. Inizia ad andare alla Juve a prendere 8 più 4 di bonus, a guadagnare più di qualsiasi giovane europeo in circolazione in difesa e prendi lezioni da Chiellini. E poi piano piano con gli anni andrai nello squadrone europeo, Spagna, Germania, Inghilterra, dove guadagnerai ancora qualcosa di più e proseguirai con i tentativi di vincere trofei. Quindi questo era il disegno per te e che secondo me tu hai sposato giustamente, perché era un disegno di crescita tattica, tecnica ed economica. Quindi, se ci dovrà essere ancora un'altra puntata delle parole di Matthijs, spero che giunga anche questo messaggio che lo porti ad un ragionamento più tranquillo, cauto e sereno sul suo passato. Caro Matthijs, perché il tuo passato alla Juve è stato bello, sotto certi aspetti, è stato negativo, non per colpa mia né della Juve, ma per colpa tua, come tutti noi, quando le prestazioni sono mancate. E in questi anni, tra le due, Juve e giocatore, quello che ha preso di più sei stato tu, che sei cresciuto e che hai avuto una nuova opportunità che ti ha concesso il Bayern Monaco. Auf Wiedersehen anche a te, in bocca al lupo, good luck, se vuoi iscriviti al canale, manda il tuo commento e like al video.